Dacci Sant'Antonio, il comune acquista nuove telecamere per fronteggiare l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Il Movimento 5 Stelle denuncia l'aggressione di un militante. Continuano ad Acireale gli interventi di rattoppo del manto stradale, interessate una trentina di strade sia al centro che nelle frazioni. Cerimonia di inaugurazione ieri sera nella chiesa del Santissimo Salvatore ad Acireale degli affreschi ritrovati datati 1721. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento dove all'interno ci occuperemo ancora di cronaca. In maniera particolare parleremo di casi di protesta, ambulanti denunciati a Giarre mentre ha riposto lettere minatorie che sono state indirizzate al sindaco e all'assessore Pappalardo Fiumara. A Valverde invece sequestrati software pirate. Poi parleremo della villetta di Santa Maria Ammalati, prevista la manutenzione nell'ambito del bilancio partecipativo, il recupero atteso da tempo. Infine a Santa Venerina il Consiglio Comunale approva il documento unico di programmazione ma elimina i mutui previsti dall'amministrazione, l'amarezza da parte del sindaco Greco. Dunque aggressione ad un attivista del Movimento 5 Stelle ad Aci Sant'Antonio, colto in flagrante un residente che smaltiva illecitamente dei rifiuti in un'area abbandonata. Il comune intanto annuncia l'installazione di telecamere. Sentiamo meglio nel servizio. Mi brucia la macchina, avete sentito tutti? Sta attento chi lo fa nei vicoli urbani. Ok, grazie. Ci sono un problema rosso. Ok, va bene. Non solo la macchina, ma che la sua famiglia. Non sempre il senso civico viene premiato. A dimostrarlo è stata l'aggressione subita ieri da un attivista del Movimento 5 Stelle di Aci Sant'Antonio, che ha richiamato all'attenzione un anziano residente della frazione di Lavinaio che stava in maniera del tutto disinvolta conferendo dei rifiuti in un'area urbana non apposita. L'attivista aveva fatto notare che quel genere di materiale meritava di essere smaltito in modo appropriato, ma il settantenne, vistosamente innervosito, si è giustificato dicendo che stava gettando i suoi rifiuti non in un'area pubblica ma in un'area privata, a sua detta di proprietà di un suo amico che lo aveva autorizzato. Una giustificazione assolutamente infondata, considerato che l'area, adibita dall'anziano a discarica, era il giardino di un vecchio rudere, la cui parte esterna, non essendo in alcun modo recintata, è stata più volte ripulita a spese del comune. Una conversazione che è diventata via via più accesa e che si è trasformata in una vera e propria minaccia di morte, soprattutto quando l'attivista ha deciso di filmare il tutto e di denunciare l'illecito ai vigili urbani. Il nostro attivista era andato a controllare perché era stato ripulito questo sito su nostra istanza dal comune qualche mese fa e ha trovato una persona sulla settantina che tranquillamente versava di tutto all'interno di questo sito. Il nostro attivista ha, diciamo, fra virgolette, richiamato questo signore che lo ha addirittura minacciato di morte a lui e anche ha proferito minacce anche nei confronti della famiglia del nostro attivista. Dico, è una cosa gravissima che addirittura una persona di circa 70 anni che dovrebbe dare l'esempio ai giovani faccia tutt'altro. Questo mi fa propendere che questo paese ha ben poche speranze di miglioramento, no? Come possiamo pretendere che i giovani non commettono atti vandalici, non si interessino della vita del paese se proprio i nonni, fra virgolette, fanno tutt'altro? Abbiamo presentato numerose istanze in materia di rifiuti perché ci sono molti siti, soprattutto nelle frazioni, zona Lavinaio, Santa Maria La Stella, che erano letteralmente ridotti, cioè erano in condizioni pessime. E il comune anche in questo caso ha risposto, ha asportato il materiale. Dico, i primi a dover cambiare siamo noi cittadini. Il comune nel frattempo ha intensificato la lotta ai conferimenti selvaggi di rifiuti. Proprio ieri sono stati acquistati 6 impianti mobili di videosorveglianza che verranno installati nelle zone più a rischio e che verranno via via spostati. I furbetti verranno quindi contrastati. Dalle targhe delle automobili si risalirà agli incivili di turno che verranno severamente multati. E all'interno del servizio abbiamo sentito la dichiarazione da parte dell'avvocato Cristian Petrina, coordinatore del Movimento 5 Stelle di Aci Sant'Antonio. E proseguiamo con la cronaca. Tensione a riposto, a quanto si apprende, il sindaco Enzo Caragliano e l'assessore alla cultura Gianfranco Pappalardo Fiumara sono destinatari di 2 distinte lettere minatorie con all'interno dei coltelli. Non è dato sapere al momento quale sia il testo delle 2 missive.
I due amministratori sono stati ascoltati dai carabinieri presso il comando stazione di via La Farina. Ed invece a Giarre sono stati denunciati per violenza privata 21 ambulanti. La denuncia da parte dei carabinieri della compagnia di Giarre a seguito della protesta dello scorso giugno, dove un gruppo di questi si recò al mercato ortofrutticolo di Corso Messina. Gli stessi ambulanti risultano già destinatari di avviso di conclusione indagini da parte della Procura di Catania. Secondo l'accusa, avrebbero creato un grave disservizio al mercato ortofrutticolo giarrese, determinando la sospensione delle attività. Le indagini svolte dai militari dell'Arma hanno evidenziato che la protesta era stata indetta a seguito dei controlli e sequestri eseguiti in diverse aree della città, stabilendo che oltre a creare disservizi non era stata autorizzata dall'autorità di pubblica sicurezza. Una protesta che si concluse con un incontro in municipio tra il sindaco Angelo Danna e una delegazione di ambulanti, dove il primo cittadino annunciò interventi celeri. E invece a Pedara i carabinieri della stazione hanno arrestato un 39enne Tommaso Ursino di Mascalucia in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla GIP del Tribunale di Catania per furto aggravato. I militari sono riusciti a fare luce su una serie di reati contro il patrimonio. Erano stati razziati di fatti alcuni appartamenti e un cantiere edile compiuti dall'indagato tra luglio e settembre di quest'anno proprio a Pedara. Gli investigatori, raccogliendo le numerose testimonianze delle vittime e di alcuni passanti, hanno fissato alcuni elementi chiave, tra i quali la targa di una Fiat Fiorino, notato sempre in prossimità degli obiettivi da ripulire, che opportunamente riscontrati hanno fornito ai magistrati un chiaro quadro probatorio, consentendo di fatto l'emissione del provvedimento restrittivo. A Valverde invece controlli da parte della Guardia di Finanza di Catania sono stati eseguiti nei confronti di una società di marketing e promozione pubblicitaria in materia di diritti d'autore. Dei controlli difatti effettuati dal personale specializzato è stato accertato che per le campagne pubblicitarie commissionate la società utilizzava più di 70 software prive di licenza d'uso, violando così la normativa vigente a tutela della proprietà intellettuale. Sequestrati i computer, denunciato all'autorità giudiziaria il rappresentante legale. A questo inoltre è stata applicata una multa superiore a 51.000 euro, corrispondenti al doppio del valore di mercato dei software illecitamente utilizzati. L'attività condotta dalla Guardia di Finanza è volta al contrasto della pirateria del software e dei controlli su tutto il territorio nazionale. Sono stati eseguiti più di 120 ispezioni insieme al Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale di Roma. E cambiamo argomento: interventi di riparazione del manto stradale ad Acireale. Il settore lavori pubblici annuncia nuovi lavori di manutenzione in diverse strade del territorio comunale. Sentiamo. Continuano gli interventi di riparazione e manutenzione del manto stradale in diverse strade del territorio comunale. Nel mese di novembre, attraverso una piccola manutenzione ordinaria sostenuta con il fondo di riserva del sindaco, i lavori hanno interessato tra le altre le vie Torquato Tasso, via Giovanni Verga, via Riccardo Wagner, via Firenze, via Martoglio, via Lazzaretto e via delle Terme, teatro di numerosi infortuni ed incidenti. Gli interventi programmati dal settore lavori pubblici interesseranno via Cristoforo Colombo, via Vittorio Emanuele II, Tupparello, via Anzalone, via Paolo Vasta, via Kennedy, via Lilibeo, via Sclafani, Pennisi e Fiandaca. Grazie alla disponibilità del Comando di Polizia Municipale per aver investito nella sicurezza stradale, dice l'assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, continuiamo con interventi di manutenzione ordinaria necessari per i nostri concittadini, in attesa della definizione del procedimento che ci consentirà la sistemazione di alcune strade nella nostra città. La sistemazione e manutenzione del manto stradale verrà messa in atto anche in via Monetario di Floristella, via degli Ulivi, via Tomadio e via Provinciale per Santa Maria Ammalati. Dopo le numerose segnalazioni da parte dei residenti e della nostra emittente, anche la lunga arteria che collega Cireale alle frazioni pedemontane sarà ripristinata. Ci auguriamo che presto chi di dovere possa dedicarsi anche al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, carente lungo la carreggiata, rendendola di fatto altamente pericolosa. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale e dopo la pausa le altre notizie.
Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Il centro analisi SAIM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. Siamo a vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. I prodotti tipici siciliani e l'eccellenza piemontese di Caffarel si sposano in un unico gusto che puoi provare in un posto unico. Dolcezze e dintorni, in corso Umberto 50 a Cireale. Prima di pensare ai regali di Natale, fai un salto da dolcezze e dintorni. Cioccolato, nocciolati, croccanti, caramelle, dolci, finissimi panettoni, vini, spumante, rosoli e liquori artigianali, oltre alle più importanti specialità di dolci siciliani. Dolcezze e dintorni, Store Caffarel, dal 1826, eccellenza piemontese nel cioccolato. Ad Acireale, in corso Umberto 50. Buon Natale! L'8 dicembre, dalle ore 17, degustazione di panettoni di Stefano Dolciaria. Dal centesimo! È tutto a 30, 50 e 75 centesimi! Il centesimo, ogni giorno un risparmio! Formaggio duro Grandi a 50 centesimi letto! Prosciutto cotto Galbani, fetta golosa, a 75 centesimi letto! Mozzarella Nonna Tita da 100 grammi a 30 centesimi! Sì, nei supermercati Il Centesimo! Per un mese trovi offerte strepitose a 30, 50 e 75 centesimi! Corri a scegliere le tue! Il Centesimo, ad Acireale, in via Mandorle 24! Da Pascià, per il Natale, regali utili e di qualità. Biancheria, tende, cuscini, tovaglie, articoli per la cucina, complementi per la casa, oltre a pigiameria per tutta la famiglia, intimo, pantofole e altro ancora. Con i prezzi migliori, sempre. Pascià, tingi di rosso la tua casa. Via Dottore Oreste Scionti, 48 50 52, ultima traversa di Corso Umberto, a Cireale. A Natale, regali utili e di qualità, con centinaia di articoli in promozione. È tempo di novità! Ad Aci Catena, per i più piccoli, ha aperto OVS Kids, dove c'è un mondo coloratissimo di abbigliamento con le grandi promozioni. Dal corredo 00 ai 14 anni, tutto ciò che cerchi. OVS Kids, nuova apertura ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416. OVS Kids, mi piace! Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Ben ritrovati. Presto lavori di riqualificazione nella villetta della frazione di Santa Maria Ammalati grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Interventi questi che sono stati più volte sollecitati dagli stessi residenti. Sentiamo. Sarà riportata all'antico splendore l'area verde posta nel cuore della frazione di Santa Maria Ammalati, il tutto attraverso l'azione relativa al bilancio partecipativo riguardante i progetti posti in essere approvati dai rappresentanti del comune. Il bilancio partecipativo rappresenta una metodica attraverso cui i cittadini possono prendere parte attivamente alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente.
L'intervento manutentivo è stato sollecitato, viste le precarie condizioni nelle quali versa questo polmone verde, ad uso e consumo dei residenti. Il progetto proposto è stato denominato Villetta Pulita, con cui si intende perciò recuperare l'adeguata fruizione dei luoghi. L'iniziativa sta andando avanti a grandi passi, tanto che già si è pervenuto all'affidamento del servizio necessario. L'area tecnica del Comune, su direttive del dirigente ingegnere Santi Domina, in collaborazione con il responsabile del settore verde, Francesco Gulli, ha infatti proceduto ad attivare l'iter per l'appalto facendo riferimento all'albo delle ditte di fiducia, avendo invitato così 5 di esse ad avanzare la disponibilità ad eseguire i lavori, formulando perciò un'offerta al ribasso. All'invito però ha risposto una sola azienda, avente sede da Cireale, alla quale quindi è stato affidato l'incarico di svolgere la dovuta manutenzione. E ritorniamo ad Aci Sant'Antonio, dove la via Regina Margherita sarà interamente riqualificata grazie ad un finanziamento ottenuto di 900.000 euro. Sentiamo. Anche Aci Sant'Antonio entra a gamba tesa tra gli enti locali finanziati dal Patto per il Sud, un fondo di oltre 200 milioni di euro stanziati per la riqualificazione urbana di molti comuni del meridione. Ad Aci Sant'Antonio è toccato un finanziamento di ben 900.000 euro, che integrati dai 100.000 prelevati direttamente dai fondi comunali, consentiranno alla via Regina Margherita di rifarsi completamente il look. Con questo regalo sotto l'albero di ben 1 milione di euro, la strada, che ospita in poche centinaia di metri alcune delle più belle opere architettoniche sant'antonesi, sarà messa completamente a nuovo. Sulla via Regina Margherita, infatti, insiste il Palazzo Cantarella, opera architettonica di grande pregio, la chiesa di San Biagio, che dopo il rifacimento della cupola a breve verrà riconsegnata ai suoi fedeli, e ancora la chiesa di San Michele Arcangelo e il Palazzo del Municipio, probabilmente di minore pregio, ma che riveste un ruolo centrale nella vita politica e amministrativa del paese. La strada sarà completamente ripavimentata, ha dichiarato il sindaco Santo Caruso. Il manto sarà interamente di basolato lavico, come le altre vie principali del paese. Verranno realizzati inoltre dei marciapiedi, aggiunto, e tutto verrà adeguatamente valorizzato, cercando di restituire ad Aci Sant'Antonio l'eleganza che merita. Il sindaco ha annunciato inoltre che verrà ampliato il marciapiede di Via Roma. Sono stati stanziati infatti circa 50.000 euro. Finalmente le mamme con i passeggini e le persone in carrozzina non dovranno più temere il passaggio talvolta ad alta velocità delle automobili. Seduta di Consiglio Comunale a Santa Venerina, dove è stato approvato il DUP 2017-2019 con un emendamento delle opposizioni che elimina i mutui. Alla fine il Consiglio Comunale di Santa Venerina ha approvato il DUP 2017-2019, il documento unico di programmazione, ma con emendamenti proposti dai consiglieri dei gruppi consiliari di opposizione, PIL, Passione, Impegno e Lealtà, ed Impegno Comune. Gruppi che hanno i numeri per essere maggioranza in consiglio. Hanno votato contro i 5 consiglieri presenti di Attivamente, che sostengono l'amministrazione, si è astenuto dal voto la presidente del consiglio Valeria Rapisarda. L'emendamento proposto dai 2 gruppi consiliari di opposizione è stato finalizzato all'eliminazione, nella parte entrate, dell'accensione dei mutui a carico del comune e nella parte uscite di tutto ciò che avrebbero dovuto finanziare questi mutui. Erano stati proprio i mutui ad infiammare gli animi dei consiglieri nelle ultime 3 sedute consiliari convocate per l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2017-2019 che, come si ricorderà, avevano registrato nulla di fatto. I mutui previsti nel DUP erano così spalmati nel corso del triennio: 500.000 euro per il 2017, 300.000 euro per il 2018, 200.000 euro per il 2019. Con i mutui da accendere, fanno sapere oggi dall'amministrazione, si programmavano interventi per la riqualificazione del campo sportivo, per la sistemazione del verde pubblico, per la sistemazione delle strade e della pubblica illuminazione. La replica dell'opposizione non tarda ad arrivare nelle parole del consigliere del gruppo PIL, Giuseppe Marano. Riguardo a questi mutui, dice, non è stato presentato nessun progetto, nessun documento economico che illustri i presunti vantaggi di questa operazione. Non possiamo votare una scatola chiusa. Noi approviamo le cose buone per il Paese, invece sono state portate in consiglio delle proposte senza darci la possibilità di ponderare
numeri e dati. Non vogliamo caricare ulteriori debiti sulle spalle dei cittadini. La replica nelle parole del sindaco Salvo Greco. I mutui proposti, commenta con amarezza il primo cittadino, non servivano certo ad indebitare l'ente ma a farlo crescere. Noi siamo l'amministrazione che ha tolto i debiti risanando un dissesto di 7 milioni e 200 mila euro. I consiglieri di opposizione, conclude il sindaco, pur di ostacolare l'amministrazione, hanno negato al paese nuove illuminazioni, strade asfaltate, la sistemazione del verde, la sistemazione del campo sportivo. Al loro insediamento hanno giurato di agire nell'interesse del comune, ma hanno tradito il giuramento e i cittadini. Chiudiamo questa seconda pagina del nostro telegiornale, dopo la pausa le altre notizie. Regali che creano un legame speciale. Realizza regali unici e originali con le tue immagini più belle e donerai a chi ami un'emozione davvero indimenticabile. Porta le tue foto in negozio, al resto pensiamo noi. Tomarchi Ottica e Fotografia ad Acireale in Corso Italia 18 A e B. Foto sì. Stampa le tue emozioni. Unicar. E perché? Perché un'esposizione grande così è Unicar. Perché trovi auto e furgoni nuovi e usati, a chilometri zero, aziendali, con tantissime occasioni. Perché ti fanno il finanziamento anche senza busta paga e ti consegnano l'auto revisionata e garantita per 36 mesi. Perché anche se l'auto non la compri, te la danno lo stesso. Te la regalano? No, te la noleggiano a breve e lungo termine a prezzi economicissimi. Unicar, di Francesco Carcione. Mega esposizione multibrand con oltre 300 auto e furgoni ad ACI Sant'Antonio in via Giacomo Matteotti 107-111, a 5 minuti dal casello autostradale di Acireale. Per info 095 22 65 747. Il piacere di guidare. Alla Euroform, percorsi formativi di qualificazione, sta per iniziare un corso OSA, operatore socio-assistenziale, con qualifica professionale valida in tutto il territorio europeo. Il corso, tra aula e stage, è di 840 ore e possono parteciparvi persone occupate in cerca di prima occupazione o disoccupati. L'OSA svolge le sue attività come intermediario tra il settore sociale e sanitario. Il corso si svolgerà ad Acireale e prevede un pagamento dilazionato. Per informazioni 095 80 00 26 o 340 31 55 483. È arrovata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E non sana, da Reda. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermate. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo donatori sangue Acireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 10 dicembre presso la sede di via Paolo Basta 180 Acireale dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore.
Riprendiamo il nostro giornale. Ieri sera inaugurati gli affreschi ritrovati alla chiesa Santissimo Salvatore risalente agli inizi del 1700. Sentiamo. Gli affreschi ritrovati. Stupore e meraviglia ieri sera tra i presenti all'inaugurazione degli affreschi nella chiesa del Santissimo Salvatore ad Acireale. Un eccezionale ciclo di affreschi risalenti agli inizi del 1700 che, come è noto, è stato portato alla luce. Alla presenza del vicario generale della diocesi, Monsignor Giovanni Mammino, il vescovo Raspanti era assente per motivi di salute, del parroco Don Marcello Zappalà, dei restauratori guidati da Raimondo Ferlito e Simone Mangano, della dottoressa Carmela Cappa, storico dell'arte, e del vice sindaco di Acireale Nando Ardita, oltre che di numerosi appassionati, gli affreschi, datati 1721, sono apparsi in tutto il loro splendore, pur restando un mistero il ciclo pittorico che allo stato attuale risulta di autore sconosciuto. Insomma, di questi affreschi nascosti per secoli si avevano notizie incerte, come è incerta la mano dell'autore. Si pensava in passato all'accese Giovanni Lococo, detto Usurdu di Aci, ma un'attenta visione dei dipinti porta a un pennello più raffinato e preciso. Ma sono ancora tanti i quesiti che interessano gli affreschi con le tremenze. Chi è l'autore? Perché c'è la data del 1721? Perché sono stati coperti? Speriamo solo che il tempo e gli studiosi possano dare delle risposte per questo pezzo di storia di Acireale. L'unica cosa certa è che abbiamo una data, 1721, che già è importantissima, l'abbiamo trovata, ed è importante perché riscrive tantissime cose, ci dà delle indicazioni anche per quanto riguarda la storia dell'arte ad Acireale, perché apre nuove frontiere, perché sicuramente oltre alla qualità dei dipinti, che è straordinaria, degli affreschi, è anche importante stabilire questo passaggio dal 600 fino ai primi anni del 700, quando cominciano ad arrivare, quando Pietro Paolo Vasta accese e a Roma, e quindi quali maestri lavorano in questo periodo ad Acireale. Gli affreschi si riferiscono alla vita di Gesù e in particolare l'ultima cena, le nozze di Cana e la moltiplicazione dei pani. Sono inoltre presenti la rappresentazione di due virtù e diversi angeli che reggono i simboli della passione di Cristo. Questa chiesa si è rivelata una sorpresa per noi, è un piccolo scrigno che racchiude dei tesori. E soprattutto sono dei tesori molto semplici che rivelano la grande inventiva, la capacità dei nostri antenati di sapere decorare, rendere belle le nostre chiese. Ed in particolare in questi affreschi noi scopriamo tutta una teologia, cioè tutta una capacità di comunicare il messaggio cristiano attraverso le immagini. I dipinti ritrovati in effetti rappresentano un patrimonio artistico che vanno ad impreziosire la piccola chiesa del Calvario. Un sogno atteso, sperato, e che oggi possiamo ammirare grazie all'opera ammirevole dei nostri cari restauratori. Il grazie è un grazie che va alla comunità, perché non è stato semplicemente il parroco a sognare questo evento, ma tutti i parrocchiani. Come dice un vescovo brasiliano e del Camara, chi sogna da solo il suo sogno rimane semplicemente un'idea, mentre quando si sogna insieme il sogno diventa realtà. Da oggi in poi questa chiesa avrà molto da raccontare, da dire agli altri. E da domani invece entra nel vivo Acireale e Natale, un calendario ricco di eventi ed attrazioni organizzati dalla città di Acireale con la fondazione del Carnevale e Confcommercio per vivere la magia di una festa speciale. Il programma si aprirà ufficialmente alle 17 con il giro di Babbo Natale tra via Cavour e piazza Duomo, dove inaugurerà la nuova casa allestita nei locali del Palazzo di Città in via Romeo. A seguire invece sarà inaugurata la seconda edizione del mercatino di Natale, prodotti natalizi, dolciumi tipici, regali e addobbi. Due bollini rosa all'ospedale di Acireale, uno invece all'ospedale di Caltagirone, ad assegnarli l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. Sentiamo.
Un riconoscimento non da meno quello che ONDA, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, ha assegnato all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, con due bollini rosa all'ente ospedaliero Acese e uno all'ospedale Gravina di Caltagirone per il biennio 2018-2019. Un titolo che ONDA dal 2007 assegna agli ospedali attenti alla salute femminile che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne. Tra i criteri con cui vengono assegnati i bollini, che possono essere un massimo di tre, troviamo la presenza di aree specialistiche, percorsi diagnostico-terapeutici e l'offerta di servizi rivolti all'accoglienza e presa in carico della paziente, come la telemedicina, mediazione culturale e l'assistenza sociale. Quest'anno inoltre un rilievo è stato dato al servizio Pet Therapy rivolto ai pazienti ricoverati. La valutazione delle strutture ospedaliere avviene tramite l'esame di un questionario con domande attinenti le varie aree specialistiche. Ad esaminarle una commissione multidisciplinare presieduta da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. A commentare con soddisfazione il risultato il direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Giammanco, che ha affermato come il riconoscimento è insieme l'evidenza di come tutte le istituzioni possano concorrere a dare risposte reali, concrete, durature per il miglioramento della qualità della vita. Una conferma, ha aggiunto Giammanco, del nostro impegno e attenzione riservata alla promozione e alla tutela della salute della donna e ci motiva a fare ancora di più e meglio. Nell'arco di questi 10 anni sono stati 306 gli ospedali che hanno ricevuto i bollini rosa, tra i quali 71 il massimo riconoscimento. Attraverso questo, grazie a un accordo con Fedepharma, 17.000 farmacie presenti in tutto il territorio nazionale potranno dare alla clientela femminile indicazioni per trovare l'ospedale più vicino. Riapre il Palavolcan ad Acireale dopo i danni della tromba d'aria, i lavori infiniti e le lungaggini burocratiche che ne hanno ritardato l'apertura. Finalmente ci siamo. L'assessore allo sport Giuseppe Sardo comunica che stamattina è stato firmato l'affidamento in gestione del Palavolcan al GIS. Il consorzio di società sportive acesi gestirà l'impianto sportivo comunale fino al 30 giugno del prossimo anno. Già oggi le società sportive potranno effettuare i primi allenamenti all'interno del Palavolcan e domenica alle 18 è in programma la prima gara ufficiale. Toccherà al basket acireale inaugurare di fatto la struttura sportiva. Ad Ascicatene invece sabato 9 dicembre è previsto nell'auditorium Orazio Vecchio la presentazione del libro I sentieri della vita, il brigante Ferrantò, venti di libertà di Giovanni Coglitore. Saranno presenti il sindaco Nello Oliveri, la relatrice Rosa Maria Cavallaro, l'assessore Maria Grazia Forzisi e il consulente alle politiche culturali Antonio Spoto. E chiudiamo questo nostro telegiornale con le previsioni meteo per la giornata di domani. Sereno per tutta la giornata con minime stabili sui 9 gradi mentre le massime si manterranno sui 15 gradi, venti deboli, mari da poco mossi a calmi. È tutto, l'appuntamento con l'informazione sulla nostra emittente ritorna domani alle 13.40. Grazie per averci seguito, arrivederci.